grandissimo poeta, stavo dicendo adesso che ha scritto addirittura un'enciclopedia, perché sta per uscire il 12° volume dei nuovi poeti italiani, che sono pubblicati da qualche anno dalla casa editrice Marcos y Marcos, e che appunto fin dal primo numero, ormai più di 20 anni fa, sono curati da Franco Buffoni. Buffoni, come Boldini, alterna la scrittura narrativa a quella poetica. Il suo ultimo libro è appunto un breve romanzo, La casa di via Palestro, pubblicato sempre da Marcos y Marcos. Ma ricordo l'Oscar Mondadori, curato da Massimo Gezzi, che 2 anni fa ha raccolto un'antologia della sua scrittura in versi. Però ricordo anche un libro molto particolare, che si intitola Più luce padre, pubblicato anche questo da Sossella qualche anno fa, e che ha dato inizio a una vena civile di intervento su temi appunto dei diritti civili che precedentemente non conosciamo in Franco, ma che ne ha fatto negli ultimi anni uno dei poeti più attivi in questo campo, rinnovando un'antica tradizione. Infine ricordo un'altra cosa molto importante: poeta, prosatore, ma anche traduttore, e anche questo ricorre un anniversario, il 25° anniversario della rivista Testo a Fronte, che Franco appunto ha fondato e dirige. Franco Buffoni. Salve a tutti. Recentemente l'ex ministro degli esteri tedesco, Fischer, ha detto: la Germania con queste politiche, con le attuali politiche, rischia di affossare l'intera Europa per la terza volta in un secolo. Oggi che la Germania non è più il mostro accucciato che ho conosciuto nell'infanzia, oggi che è tornata arrogante e la sua meticolosità nell'efficienza mi appare, per quel che è, nevrosi da obbedienza, io le ripeto: quieta, zitta, accuccia, già hai dato il meglio, non strafare. Poi c'è stato un grande poeta che era Heine, nell'Ottocento, che scrisse: se penso alla Germania di sera, io non riesco a dormire. Questa si intitola Angst. Angst è un termine tedesco e significa angoscia, ansia. Angst, furto d'anima. Qui ci vorrebbero le due voci, ma faccio io le due voci e quindi sposto il foglio a destra o a sinistra. Siamo tra la crisi del 29 e la nomina di Hitler alla cancelleria. Siamo qui nell'interim a cavalcare nel timore di farci scavalcare da Atene, Roma, Madrid e Lisbona? No, da Berlino, nord, sud, est e ovest. Ma non volevate dominare il mondo? E adesso che l'Europa l'avete conquistata, cercate di capire. Il primo e il secondo dei nostri recenti tentativi non sono stati propriamente sbagliati. Li abbiamo solo messi in atto con mezzi sbagliati. E adesso? Adesso che i mezzi sono quelli che funzionano, adesso che ci avete conquistati, non ci volete più? Non la volete più, l'Europa? Adesso abbiamo paura. Angst. Nur Angst. Dunque, fateci capire. L'Europa la volete, ma non fisicamente. Ne desiderate solo l'anima, il resto dobbiamo tenercelo, nutrendolo come possiamo. Axo! E chiudo con questa poesia che si intitola Gay Pride a Roma. Il caffè
Dove lo prendiamo? Chiede quella più debole, più anziana, stanca di camminare. Alla casa del cinema, là dietro Piazza di Siena. Non si erano accorte della mia presenza nel giardinetto del Museo Canonica. Si erano scambiate un'effusione, un abbraccio stretto, un bacio sulle labbra. Parlavano in francese, una da italiana. Mon amour, le diceva, che felicità di nuovo insieme qui. Come mi videro, si ricomposero, distanziando sulla panchina i corpi, le scarpe da ginnastica, le caviglie gonfie dell'anziana. Quella sera, come smollò il caldo, passeggiai fino a Campo dei Fiori, pizzeria all'angolo, due al tavolo seduti di fronte, giovani, puliti, timidi e raggianti, dritti sulle sedie col menù, sfogliavano e si scambiavano opinioni discretamente. Lessi una dignità in quel gesto educato al cameriere, una felicità di esserci, intensa, stabilita. Decisi, li avrei pensati sempre, così dritti, sulle sedie, col menù.